Ethan, le cose non sono andate come pianificato. Ethan! Forse puoi aiutarmi a trovare Ethan. Perché lo stai cercando? Ho portato un carico di merci dall'Irlanda, ma prima devo riuscire a fare attraccare le navi. Azar, vedo che hai incontrato Eivor Morso di Lupo. Ah, così tu sei Eivor. Cercavo anche te. Ti porto un messaggio dall'Irlanda. Non conosco nessuno in Irlanda. È una lettera dal re di Dublino, ma temo di averla persa. Il re di Dublino? E perché dovrebbe scrivere a me? Vuole ampliare i suoi commerci fino all'Inghilterra, ed è per questo che ho portato il mio carico. Azar giunge dall'est, ma ora vive in Irlanda. Ma per questioni di affari, Azar, il tuo re deve rivolgersi a Randvi. Dice di conoscere Eivor. Mi ha chiesto di accompagnarti da lui. Non conosco nessun re, e di certo non partirò per l'Irlanda. Ma prima, Azar, devi costruire un avamposto commerciale. A proposito, dov'è la nave con la merce? Ah, già. Uno sfortunato incidente, e non da poco. Mercanti rivali hanno bloccato il fiume e il mio carico. Un blocco fluviale danneggia Ravenstorp. Sta qui. Sistemerò le cose. Come vedi, Eivor è una donna d'azione. Ci vediamo dopo, quando il fiume sarà libero. Ma certo, amico mio. Ti ringrazio, Eivor. Nel frattempo troverò la lettera del re. Continui a dirmi che conosco un re irlandese, ma è solo una favola. Quale re potrebbe mai inviarmi una lettera dall'Irlanda? Ferma, bruta, qua! Andiamo via da qui. Impossibile usare le vele. Non possiamo spiegare la vela. Sentiamo una storia. Voglio una canzone. Siete o no scaldi di mare? Durante i primi giorni della faida tra Chiotve lo Spietato e il clan del Corvo, viveva un folle berserker chiamato Kjar Loskarl. Kjar non aveva giurato la sua fedeltà a nessun re o Jarl e rinnovava il suo giuramento ad ogni inverno per ragioni a noi ignote. Un anno la sorella di Kjar, Tora, si sposò con il fratello di Chiotve, Alrek, e Kjar venne visto spesso in compagnia di quel clan. Ma poco dopo, Kjar venne a sapere che Alrek aveva picchiato sua sorella. Quando chiese a Tora se fosse vero, lei gli rispose che lo era. Kjar invitò dunque Alrek a una spedizione di caccia. E mentre erano via, Kjar uccise Alrek e gli strappò via un braccio. Quando fece ritorno al campo, Kjotve domandò dove fosse suo fratello. Kjar scosse la testa e allungò la mano in cui stringeva un bracciale. Tuo fratello mi ha chiesto di darti questo bracciale, Chiotve. Confuso, Chiotve prese il bracciale e con esso l'intero braccio sanguinante. Tuo fratello ha giurato fedeltà a Hel in persona, rise Kjar. Poi si voltò e se ne andò. Non si fece mai più vedere da quelle parti. Meno vela! Ecco il... Addio! Ah!
Ecco il blocco da liberare. Sangue! Uccideteli tutti! Questo non gli piacerà. Là, un accampamento militare! C'è un campo di nemici là! Ora andiamo! I rivali di Azar sono sconfitti. Il fiume è libero. Ora scopriremo chi è questo famoso Re di Dublino.
Azar, il fiume è libero, legni e cadaveri a parte. La tua merce può passare. La tua reputazione è meritata, vedo, anche se non comprendo il nome Morso di Lupo. La cicatrice sul collo. Ah, allora il mio nome vichingo sarebbe Azar la Guercia. Grazie, Azar la Guercia. I miei uomini ti aiuteranno con l'avamposto commerciale. Allora ti sono due volte debitrice. Se mai ci ripensassi sull'Irlanda, mi troverai all'avamposto commerciale quando sarà costruito. Oh, e ho trovato la lettera. Tieni. Mio cugino Barid è vivo ed è re di Dublino. Le norne mi sorprendono sempre.